Beh, direi che l'impegno prosegue in favore della farmacia italiana per renderla sostenibile dal punto di vista economico-finanziario nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, per rendere sostenibile un sistema capillare e diffuso come quella della rete delle 19.000 farmacie sul territorio, che è apprezzata dai cittadini e dai nostri pazienti non solo per la dispensazione del primo servizio, che è quello dell'erogazione del farmaco, ma anche per i tanti servizi che oggi la farmacia riesce a erogare, ma soprattutto per quelli che innovativi saranno al centro delle attività di Federpharma, in primis l'aderenza alla terapia, seguire il paziente nell'aderenza alle cure, qualcosa di fondamentale per evitare ricoveri impropri, per dare la possibilità al cittadino di curarsi bene e per permettere risparmi significativi anche al Servizio Sanitario Nazionale stesso.